Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono 279 i nuovi casi di positività registrati oggi in Abruzzo, risultato degli oltre 4.600 test analizzati, che restituiscono dunque una percentuale del 5,9%. 7 sono i nuovi decessi, mentre rispetto a ieri aumenta di una nuova unità, pur con 4 nuovi ricoveri, il numero di pazienti in terapia intensiva. Sono 279 i nuovi casi positivi in Abruzzo di età compresa tra 5 mesi e 94 anni su 4.675 tamponi analizzati, che restituiscono una percentuale di poco sotto il 6%. Sono questi i numeri odierni della pandemia nella nostra regione, che ha visto in totale 39.814 persone contagiate dal virus. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 47, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.349 di età compresa tra i 47 e i 91 anni. Del totale odierno, un caso è riferito ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 27.478 tra dimessi e guariti, più 331 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 10.987, meno 59 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 578.930 tamponi molecolari, più 4.675 rispetto a ieri, e 15.315 test antigenici, più 6.813 rispetto a ieri. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 2,4%. 443 pazienti, numero invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 45 più 1 rispetto a ieri, con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.499, meno 60 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 11.808 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 36 rispetto a ieri, 8.771 in provincia di Chieti, più 84, 8.231 in provincia di Pescara, più 89, 10.489 in provincia di Teramo, più 64, 344 fuori regione, più 2 e 171 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso, apriamo l'ampia pagina di cronaca. Un 24enne cittadino italiano di origini abruzzesi, ma nato e residente in Svizzera, è stato arrestato per aver combattuto sul fronte siriano al fianco dei terroristi di Al-Nusra. Il giovane, accusato di associazione terroristica di matrice islamista e di istigazione a delinquere, ieri mattina è arrivato all'aeroporto di Hatay in Turchia, dove i poliziotti turchi lo hanno consegnato a quelli italiani prima di essere imbarcato su un volo di Stato diretto all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, dove è atterrato nella serata di ieri. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. Non aveva ancora 18 anni e questa cosa credo che ha favorito un po' le indagini, perché come in tutte le indagini di questo tipo i genitori, i familiari e gli amici non sono, non sposano le stesse idee di quelli che vanno a condividere esperienze così significative nella propria vita. Era partito dalla Svizzera poco prima di compiere 18 anni alla volta della Siria per combattere al fianco degli jihadisti di Al-Nusra. Ieri è atterrato all'aeroporto di Pescara, dove ad attenderlo c'erano gli agenti della Digos della Questura di Pescara. Nel mezzo di questa storia c'è la radicalizzazione di un giovane di origini abruzzesi ma residente oltralpe, e poi gli anni vissuti tra i terroristi e le immagini diffuse sui social network di video inneggianti lo Stato islamico. Il giovane, oggi 24enne, non è l'unico foreign fighter italiano ad aver sposato la causa della Guerra Santa. È un problema di primaria importanza. Noi lo gestiamo attraverso uno specifico tavolo tecnico che è inserito nell'ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, e che ha determinato poi la costituzione di una lista consolidata di quelli che sono i foreign fighter italiani. Attualmente sono 146 in questo elenco, poi ovviamente bisogna fare il distinguo da chi
è tornato, chi è in carcere, chi sappiamo per certo che è deceduto e chi invece di cui si sono perse le tracce. Le indagini della Digos di Pescara sono iniziate a fine 2014 ed hanno accertato l'attività del ragazzo sul fronte nella regione siriana di Idlib, all'epoca roccaforte di Al-Qaeda. Per individuarlo, i poliziotti italiani hanno utilizzato strumenti investigativi tecnici, oltre alla collaborazione delle polizie svizzere e turche. Sul 24enne, infatti, pendeva dall'ottobre del 2017 un'ordinanza di custodia cautelare con mandato di arresto europeo e successiva diffusione delle ricerche in campo internazionale. L'operazione, essenzialmente di polizia giudiziaria, ha avuto anche dei risvolti di carattere umanitario in vista del rientro di tutta la famiglia in Turchia, perché ha consentito la messa in sicurezza della moglie tedesca di origini turche e dei quattro figli della coppia di 10, 5, 4 e 2 anni, gli ultimi tre nati in Siria, ma a tutti gli effetti cittadini italiani. Garantiamo al nostro cittadino di avere un processo in Italia. I bambini di questo nostro connazionale e la propria moglie che è rimasta all'estero sono al sicuro, perché sono vissuti sostanzialmente, sono quattro bambini, più grandi a 10 anni, l'ultimo a 2 anni, in area di guerra. E su questa operazione sono arrivate anche le parole del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, che ha detto: l'operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, che ha condotto all'arresto del foreign fighter italiano per associazione con finalità di terrorismo internazionale, conferma l'efficace azione di prevenzione svolta dai nostri apparati di sicurezza e intelligence, anche grazie alla intensa e proficua collaborazione con gli altri paesi. La necessità di porre massima attenzione ed impegno, ha continuato la responsabile del Viminale, per contrastare la radicalizzazione e il reclutamento nelle file dei gruppi terroristici attraverso il monitoraggio continuo del fenomeno e l'intensificazione dello scambio internazionale di informazioni per rintracciare le persone coinvolte in attività terroristiche. Ancora cronaca: la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto e sgominato Lombardia e l'Abruzzo. In manette sono finite tre persone, uno dei quali vicino alla mafia corleonese. Viaggiavano sull'asse Lombardia-Abruzzo droga ed armi gestite da tre italiani, membri di una organizzazione criminale transregionale. A scoprire il traffico illecito sono stati i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, coadiuvati dai colleghi di Milano, che hanno arrestato i tre all'alba di ieri. I fornitori lombardi, oltre a gestire l'approvvigionamento dello stupefacente, si occupavano anche del commercio di armi da fuoco illegali. Le Fiamme Gialle, infatti, hanno sequestrato una pistola con matricola a brasa nei confronti di uno degli arrestati, 29enne di origine foggiana, residente a Pescara. In manette è finito anche un corriere, 55 anni, della provincia di Milano, che dal capoluogo meneghino trasportava la droga in Abruzzo e da Pescara. Il terzo mandato d'arresto è stato spiccato nei confronti di un 63enne pluripregiudicato di origini siciliane, vicino alla mafia corleonese, che gestiva il traffico internazionale di stupefacenti attraverso rapporti con i cartelli dei narcos colombiani. Complessivamente sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 350 grammi di cocaina e denaro contante per 4.000 euro. I tre sono stati posti ai domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa degli interrogatori di garanzia che si terranno nei prossimi giorni. L'Italia pagherà il metanodotto Snam, ma a beneficiarne saranno solo gli altri paesi europei. A dirlo è Eni, che ha bocciato l'analisi costi-benefici della multinazionale del gas. Il servizio è di Giuseppe Dintin. Il metanodotto Snam è inutile. A dirlo questa volta non sono gli ambientalisti della Valle Peligna, ma Eni. Il colosso energetico italiano ha bocciato l'opera nelle osservazioni al piano decennale Snam 2020-2029. L'Eni, contraddicendo l'analisi costi-benefici di Snam, stima che il costo dell'intero progetto della linea adriatica è di 1,9 miliardi di euro. La somma sarà recuperata in 40 o 50 anni, frugando nelle tasche dei cittadini tramite l'incremento delle bollette degli utenti. Il rischio, scrive Eni, è quello di innescare per decenni una spirale di tariffe di trasporto crescenti. La rete adriatica prevede la costruzione di un metanodotto che trasporterà il gas per 370 km dalla Puglia a un centro di stoccaggio in Emilia-Romagna.
Ma più passano gli anni e minore è la necessità di metano. Per la diffusione delle politiche green e il surriscaldamento globale, in futuro infatti ci sarà sempre meno bisogno del gas. Secondo uno scenario dell'Unione Europea, se entro il 2030 venissero realizzate tutte le opere in cantiere, si arriverebbe ad un'offerta di metano 3 volte superiore all'attuale domanda. Il consumo di gas in Italia ha raggiunto il suo picco massimo nel 2005, con 86 miliardi di metri cubi. E poi è progressivamente diminuito di circa 1 miliardo di metri cubi ogni anno. L'opera è però preziosa per il continente, poiché la posizione strategica dell'Italia fa della penisola un importante canale di rifornimento. Eni ha messo nero su bianco che il progetto farebbe gravare interamente sui consumatori italiani i costi sostenuti per investimenti i cui benefici verrebbero goduti da altri paesi europei. A Sulmona è prevista la costruzione di una centrale a spinta e compressione, in un'area di particolare pregio naturalistico, abitata da diverse specie protette, in una zona a 2 passi dalla famigerata faglia del Morrone ad alto rischio sismico. Nonostante in questi anni le mobilitazioni degli abitanti della Valle Peligna e delle associazioni ambientaliste, il progetto SNAM non ha trovato finora ostacoli lungo il suo percorso. A luglio dello scorso anno, infatti, il Consiglio di Stato aveva bocciato il ricorso contro l'opera presentato dai comuni interessati e dalla Regione Abruzzo. L'amministrazione comunale di Teramo intende utilizzare le risorse del Recovery Fund per rigenerare gli spazi dismessi e degradati. Per questo si rivolge ad enti e associazioni cittadine che potranno inviare progetti ed idee direttamente sul sito del comune. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Il Comune di Teramo inaugura sul proprio sito un contenitore virtuale al quale dà il nome di Teramo Città Capoluogo. Un cassetto dove far confluire tutte quelle idee progettuali proposte da enti, associazioni e istituti cittadini che potranno essere trasformate in opere attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Fund. È un'occasione che non possiamo assolutamente perdere, ecco perché parte, insomma, in realtà è già stata avviata ma trova una spinta ulteriore, questa progettazione partecipata con il coinvolgimento sinergico di tutte le istituzioni che ci consentirà di disegnare il futuro della nostra città. Partiamo dalle nostre vocazioni, quindi la vocazione culturale intesa in senso ampio, quindi con un potenziamento dello sviluppo del patrimonio storico culturale, lo stiamo già facendo, abbiamo tanti cantieri in fase di avvio, pensiamo al Teatro Romano, al Castello della Monica, il Giardino Archeologico, il Mosaico del Leone, il dialogo con la Fondazione, vanno messi a sistema. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti di rigenerazione e ricostruzione degli spazi dismessi di Teramo, sempre in un'ottica di programmazione integrata con le altre istituzioni. Un percorso che parte dal recovery, ma che non finisce con il recovery, vuole essere un metodo permanente che vuole cogliere l'opportunità del contratto istituzionale di sviluppo che avevamo chiesto al Presidente Conte e che abbiamo ottenuto per il cratere sismico del Centro Italia, che vuole diciamo così, consentire di arrivare a una programmazione europea 2021-27, nell'ambito della quale, consentitemi di dirlo, già da subito chiediamo che vengano ristanziati immediatamente i fondi previsti per l'ex manicomio. Nell'ambito di questo contesto di sviluppo della nostra città, dove c'è l'università, c'è la sovrintendenza, quindi il ministero, ci sono tutti gli attori istituzionali, il recupero dell'ex manicomio, dove abbiamo 30 milioni di euro che erano previsti e sono stati al momento congelati, voglio utilizzare questo termine, chiediamo che vengano immediatamente rimessi a disposizione, perché quando tu hai un territorio in cui tutte le istituzioni sinergicamente si muovono in un'unica direzione, le istituzioni le devi ascoltare, perché Teramo Città Capoluogo è un'esigenza che vogliamo assolutamente sviluppare insieme alla provincia, perché non è conflittuale, anzi è sinergico con l'azione della provincia, affinché il nostro territorio, a partire dalla città capoluogo di provincia, non resti più la Cenerentola d'Abruzzo, non lo consentiremo più a nessuno, ecco perché un territorio unito, questa voce può farla sentire e sono certo che lo farà. Un accordo tra la Regione e la Camera di Commercio Chieti Pescara per la promozione del comparto agroalimentare, una strategia di marketing condivisa per far conoscere l'Abruzzo anche all'estero.
firmato il protocollo d'intesa tra la Regione e la Camera di Commercio Chieti Pescara, volto alla valorizzazione della filiera agroalimentare. Al momento non c'è ancora un cronoprogramma né un budget definito, ma verranno disposti dei bandi di gara accessibili alle imprese che riterranno opportuno partecipare. È un'operazione di marketing volta a promuovere le eccellenze abruzzesi, spiega l'assessore Imprudente. Stiamo pensando già a ciò che dovrà essere l'azione di rilancio, quindi oggi stiamo costruendo un percorso insieme alla Camera di Commercio, importante, fondamentale, una novità assoluta. Mettiamo insieme sinergie, idee, strategie, comuni per avere una visione unica dell'Abruzzo, per costruire quello che dovrà essere il marketing territoriale, per quello che dovrà essere il know-how, per quello che dovrà essere l'incamico, per quello che dovrà essere la promozione e la formazione del sistema agricolo abruzzese e mettere davanti a tutto quello che è il brand Abruzzo e quello che può significare la crescita complessiva di un settore, quello agroalimentare, che ha oggettivamente delle potenziali enormi. Racchiuderle dentro questo concetto in una possibilità di promozione che vada oltre il valore della qualità dei nostri prodotti, che sono unici e indispensabili, ma che possono identificare e promuovere un territorio. Obiettivo quindi quello di far conoscere i prodotti abruzzesi anche al di fuori dei confini regionali, partecipando alle più importanti fiere e manifestazioni nazionali, ma con l'intento di sbarcare e affermarsi anche sui mercati esteri. La novità è che ora la strategia di promozione del territorio sarà pensata in concerto con l'ente camerale. Mi aspetto che anche la neonata Camera del Gran Sasso aderisca presto al progetto. Questo l'invito del presidente Strever, rivolto all'ente nato dalla fusione della Camera di Commercio di Teramo e di quella dell'Aquila. L'intento è che noi, con questo accordo con l'assessorato regionale, faremo insieme uno studio per sviluppare possibili nuovi mercati. Tendiamo all'internazionalizzazione delle nostre imprese, a fiere, workshop, tutto ciò che può aumentare il mercato e la conoscenza delle nostre imprese fuori dal territorio, noi ce la mettiamo tutta. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B e da una notizia che riguarda il Pescara e il mercato, perché sembra arrivata finalmente alla conclusione la telenovela relativa al nuovo attaccante in casa Pescara. La società biancazzurra infatti sta per chiudere per il centravanti danese classe 1999 Jens Odgaard, il giocatore di proprietà del Sassuolo. Ha giocato nella prima parte di stagione al Lugano, 6 presenze e nessun gol. Giocatore peraltro che ha avuto un recente passato nella primavera dell'Inter, che nelle prossime ore dovrebbe essere ufficialmente un nuovo giocatore del Pescara, che, curiosità, dopo Sorensen mette a segno il secondo colpo in questo calciomercato invernale con un altro elemento proveniente dalla Danimarca. Il giovane attaccante arriverà con la formula del prestito dalla società neroverde, che prima lo riporterà in Italia dal campionato elvetico e poi lo girerà in Abruzzo, e così Odgaard avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità e mettersi in mostra rilanciandosi dopo alcuni mesi difficili. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Pescara che continua la preparazione del match di sabato contro una Salernitana in crisi e che da ieri è in ritiro dopo la scoppola contro l'Empoli. Per il match della Rechi il tecnico Breda avrà a disposizione anche l'ultimo arrivato Sorensen, che però difficilmente partirà dal primo minuto. Intanto il responsabile sanitario del Pescara, Vincenzo Salini, intervenuto a Replay, ha voluto difendere da alcune critiche l'operato dello staff che dirige. Ieri pomeriggio, prima seduta di allenamento per Fredrik Sorensen al centro Vestina. Dopo aver effettuato le visite mediche e aver firmato il contratto con scadenza giugno 2023, il difensore danese ha dunque fatto conoscenza con l'allenatore Roberto Breda, lo staff tecnico e i compagni di squadra. Il giocatore sarà a disposizione per la trasferta di sabato a Salerno, anche se è difficile immaginarlo subito titolare, visto che non gioca una gara ufficiale dallo scorso 3 ottobre. Lo stesso Sorensen, in queste dichiarazioni audio, fa il punto della situazione sulle sue condizioni e sulla scelta di venire a Pescara. Ho scelto Pescara perché comunque sono stato fermo in Germania per 3 mesi e comunque ho visto una buona opportunità di giocare e comunque avere una bella piazza come Pescara che mi ha voluto prendere e adesso voglio ripagare la fiducia dalla piazza in buone prestazioni in campo. Fisicamente sto bene, mi sento molto bene, mi sono sempre allenato
sempre con la squadra. Comunque sono già domani pronto operativo per scendere in campo con i ragazzi e poi spero di essere in un'opzione per la partita a Salerno. Conoscevo già il Pescara, sì, ci ho anche giocato anni fa con il Bologna, quando Pescara non ha, e qualche giocatore conosco dal nome, però di persona forse di periferia forse solo Fiorillo. L'operazione al ginocchio subita da Sorensen un anno fa ha riportato in auge il discorso della efficienza atletica di diversi calciatori tesserati dal Pescara, che hanno avuto poi difficoltà ad andare in campo o che in campo non sono mai andati, da Ciocev a Bojinov, da Asensio a Seterra ad Antei. C'è chi ha puntato l'indice sullo staff medico biancazzurro, il cui responsabile, il professore Vincenzo Salini, è intervenuto a Replay. Il giro è sempre quello: il calciatore viene acquistato, viene fatto valutare sia per l'idoneità che sia per l'aspetto, noi facciamo una relazione e poi la società decide se prenderlo o non prenderlo, cioè nel senso il giro è sempre quello. Ecco, per Asensio, che tipo di giudizio è stato fatto? Vengono eseguiti degli esami. A quel punto noi facciamo una relazione, diciamo: guarda, questo è un calciatore che ha 10 partite nelle gambe, che se ha 15 partite nelle gambe, ha 30 partite nelle gambe, e poi è la società che decide se prenderlo o non prenderlo. Io non è che voglio, come dire, giustificare lo staff sanitario, però ecco, a volte bisogna anche ragionare su quello che ci viene messo a disposizione. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi tutto è perfettibile, senza dubbio. Mentre si attendono ulteriori sviluppi di mercato, è vicinissimo il giovane difensore mancino Tommaso Pirola, di proprietà dell'Inter, in uscita dal Monza, operazione che potrebbe portare all'uscita di un difensore mancino come Jarosinski o Scognamiglio. Il Pescara continua a preparare la trasferta di Salerno, tornerà a Bellanova dopo la squalifica, si aprono spiragli per il recupero di Balzano e Bocchetti. In casa salernitana sicuri assenti saranno gli squalificati Žižek e Andre Anderson. Pur avendo una buona classifica, quarto posto con 31 punti, anche la squadra di Castori sta attraversando un momento delicato. Serie aperta di 3 sconfitte consecutive, con 0 gol fatti e 10 subiti, quando nelle prime 15 gare ne aveva incassati 13. E così la squadra da ieri è andata in ritiro in un albergo della città. Nel gruppo c'è anche l'ultimo acquisto, l'esterno di sinistra Sanasi Si, esclusi il portiere Mikai e il difensore Caro, dati in partenza. Scendiamo in Serie C, adesso andiamo in casa Teramo. È entrato nella ripresa della gara di Viterbo l'attaccante biancorosso Eric Gerbi, ha sfiorato la rete che sarebbe valsa la parità. Momento complicato in zona gol per le punte biancorosse, con l'ex Provercelli che vuole riscattarsi già domenica alle 12.30 contro il Palermo. Nella prima occasione potevo fare un po' meglio, però l'angolo di tiro era veramente ristretto. Poi sulla respinta non ero in una posizione ottimale, ero quasi a filo palo, e lì può entrare come non può entrare, e ho preso il palo, e il palo esterno alla fine, non neanche interno, che puoi dire batte sul palo e entra. Però forse potevo far meglio nella prima occasione. E una volta che poi ti sblocchi, secondo me è tutto molto più semplice, perché una volta che viene il primo poi si alza il morale. Anche io come giocatore dico: cioè, ho fatto il primo, adesso non voglio fermarmi. Sicuramente una volta che fai il primo poi gli altri secondo me vengono anche di conseguenza. L'importante comunque, io continuo a lavorare cercando di sbloccarmi finalmente, e poi vedremo il susseguirsi. Comunque sappiamo che il nostro lavoro è quello di far gol, quindi le critiche, no, quando non vengono i gol sono normali, e noi continuiamo a lavorare sperando che questo momento passi. Logicamente i tifosi si aspettano i gol da parte di attaccanti, è il nostro lavoro, quindi hanno ragione quando ci criticano o dicono il loro parere. Comunque durante l'allenamento noi proviamo sempre a giocare con un trequartista, a due punte non abbiamo mai provato a giocare, però qualora ci venisse proposto di giocare a due punte, logicamente lavoreremo insieme e cercheremo di farci trovare pronti. Al mister piace giocare col trequartista, quindi noi attaccanti dobbiamo comunque
seguire il suo metodo di lavoro e lavorare. Giocare al Barbera di Palermo può essere un grande stimolo, ma comunque per l'attaccante fare gol a Viterbo, fare gol a Palermo è sempre fare gol. Quindi, cioè, logicamente farlo, se ci fossero i tifosi è un conto, se non ci sono i tifosi comunque è sempre una porta e sempre un campo, anche se in un contesto diverso, però vale sempre uguale il gol sia a Viterbo che a Palermo. Fisicamente io sto bene, cioè già da un mesetto, un mese e mezzo che sto al massimo. Mentalmente, logicamente, il fatto di magari non giocare con continuità ti penalizza un po', però penso che le volte che sono stato tirato in causa dal mister mi sono fatto trovare pronto e lo cercherò di farlo anche da qui a fine campionato comunque. I recuperi del mercoledì in Serie D restituiscono un girone con una nuova capolista. Si tratta del Rieti, che vince con l'Atletico Porto Sant'Elpidio il recupero della quinta giornata del campionato del girone F. Fa 7 vittorie nelle ultime 7 uscite e, come vedete, prende la vetta della graduatoria a quota 23 punti. In campo questo pomeriggio anche una squadra abruzzese, la Vastese, che pareggia a Castelfidardo 1-1, e questo invece era il recupero della settima giornata di campionato. Dunque la formazione di D'Addario strappa un pareggio dopo essere andata sotto e poi recuperando con la rete di Barbarossa. Vediamo il servizio. Castelfidardo e Vastese si sfidano nel recupero della settima giornata di andata, con gli abruzzesi a secco di vittorie da 3 mesi, mentre il momento del Castelfidardensi è positivo, con i 4 punti guadagnati negli ultimi 2 derby. Alla fine ne è uscito fuori un pareggio che può accontentare entrambe, in quanto permette di muovere la classifica. I ritmi sin dai primi minuti non sono altissimi. All'8° si vede il Castello con una punizione di Riddio che non trova nessun compagno all'appuntamento col colpo vincente. Al 15° sono ancora i biancoverdi a portarsi in avanti con un cross dalla destra di Cusimano che attraversa tutta l'area di rigore. Al 19° si vede per la prima volta la Vastese con De Angelis che conclude dal limite ma non inquadra la porta. Al 25° il match si sblocca. Rapido scambio Bracciatelli-Mataloni che di prima intenzione crossa verso il centro incontrando il perfetto inserimento di Braconi che infila la porta di Di Renzo. La Vastese si scuote subito e già dopo 60 secondi va alla conclusione con Di Prisco che David blocca a terra. Alla mezz'ora si rivede in attacco il Castelfidardo con un incalcio franco del solito di Dio che trova la girata di prima intenzione di Giampaolo, facile per Di Renzo. L'arbitro concede 3 minuti per infortunio occorso a sorgente e proprio all'ultimo secondo gli abruzzesi pareggiano. Azione insistita biancorossa con la palla che giunge a Barbarossa che la difesa di Lauro lascia colpevolmente libero, al tempo di mirare l'incrocio centrandolo con Davide che nulla può. Nella ripresa la Vastese a menare le danze con il Castello che accusa un evidente calo fisico, complici gli impegni ravvicinati e, eccezione fatta per una conclusione di Martinez al 5°, le emozioni si concentrano tutte negli ultimi 5 minuti. Al 42° rapido contropiede ospite che porta al tiro Martinez che mira il primo palo ma è sfortunato in quanto colpisce in pieno il legno. Al 45° Di Filippo a provarci ma la sua girata termina sul fondo. Un minuto dopo sono i biancoverdi ad avere l'occasione per portare a casa 3 punti ma il tiro a giro di Giampaolo termina fuori. L'ultima occasione ce l'hanno gli uomini di D'Addario con Di Prisco che saggia i riflessi di David che blocca in 2 tempi. La vittoria per i biancorossi era ancora rimandata mentre il Castelfidardo poco continua la sua serie positiva. Adesso andiamo in casa Giulianova perché dopo l'esonero di Federico Del Grosso il presidente giallorosso Luciano Bartolini ha affidato la squadra a Leonardo Bitetto. Per il tecnico barese si tratta di un ritorno a distanza di oltre 10 anni. Andrea Costantini. Il Giulianova riparte da Leonardo Bitetto, una mossa sorpresa quella del presidente Luciano Bartolini che nella giornata di ieri ha esonerato Federico Del Grosso e poi ha incassato l'ok del tecnico barese. Bitetto torna a Giulianova a distanza di oltre 10 anni e sono ricordi dolci per i tifosi giallorossi perché proprio Bitetto nella stagione 2008-2009 ha firmato l'ultima promozione nella terza serie nazionale, allora chiamata prima divisione, la vecchia C1, centrando il terzo posto in stagione regolare di seconda divisione e poi vincendo i playoff.
battuti il Bassano in semifinale e il Prato in una drammatica doppia finale, chiusa dopo i supplementari in un Fadini stracolmo di sportivi. Bitetto era arrivato l'anno prima, subentrando alla nona giornata a Massimiliano Favo e portando il Giulianova alla rimonta salvezza, in una squadra impreziosita dalle presenze di Federico Melchiorri e quell'Alessio Campagnacci che ora ritrova anche nell'attuale rosa. Bitetto è rimasto a Giulianova fino alla stagione 2009-2010, conclusa con una retrocessione pur avendo espresso un ottimo calcio nella prima parte del campionato. Si chiude l'esperienza di Federico Del Grosso, il cui esonero è stato preceduto 20 giorni prima dall'addio del fratello Cristiano, andato alla Casertana. Una reunion che ad inizio stagione sembrava foriera di una stagione positiva, che tale però non si è rivelata. Del Grosso paga colpe anche non sue, come la difficoltà di gestire una situazione caotica determinata anche dal costante andirivieni di calciatori e nella quale la società non ha dimostrato di avere le idee chiare. Ora la salvezza del Giulianova passerà per l'esperienza di Bitetto, fondamentale per cercare di ricompattare l'ambiente. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.